Festival di Ortuqui quest'oggi è all'Ipercop di Savona, con la capacità di romanzare una cultura e una tradizione che sicuramente non hanno nulla da invidiare ad altre regioni, cioè quella della Valtellina, assolutamente caratterizzante, che oggi viene proprio narrata ai consumatori dalla mela golden di quel territorio. Tutto questo ormai sta creando quasi una moda, una sorta di collegamento tra le tre regioni del consorzio nord-ovest. E che cosa sta producendo? Beh, in realtà oggi siamo a Savona, come si diceva, per esportare ancora una volta la cultura di una delle tre regioni del consorzio, e quello che è caratterizzante di questo fil rouge di attività che stiamo facendo nei nostri ipermercati è appunto quello di caratterizzare i singoli prodotti come prodotti di territorio legati al consumatore attraverso la grande distribuzione. Quindi nei nostri ipermercati cerchiamo di esportare questa cultura, e oggi siamo qui a Savona dove abbiamo voluto caratterizzare questa manifestazione con una splendida, secondo me, attività, che è il recupero dei mestieri di una volta, attività che chiaramente suscita notevole curiosità da parte dei consumatori e in qualche maniera li lega al prodotto piuttosto che alla territorialità dei prodotti delle tre regioni. Ed è la mela della Valtellina che oggi all'Ipercop di Savona ci avvolge in un'atmosfera tra cultura, folklore e anche turismo. Tutto questo è un modo per raccontare la territorialità dei prodotti ai consumatori, che sul punto di vendita, che oggi è protagonista del Festival Ortuqui, sta dando dei buoni risultati. Assolutamente sì, bellissimo questa iniziativa, questo scambio di culture, tradizioni,
prodotti soprattutto tra le varie regioni che fanno parte del consorzio nord-ovest. Quindi di successo, lo vediamo anche dall'affluenza della gente, molto incuriosita, soprattutto da queste persone che evocano questi mestieri di una volta e speriamo che non si perdano mai nel tempo. Il brand di Coop Consorzio Nord-Ovest sorto qui compie un anno e sui punti di vendita già riesce a comunicare ai consumatori il valore della territorialità, ma soprattutto anche la garanzia di una filiera corta, quindi di un prodotto locale assolutamente sicuro e genuino. Tutto questo qui nell'Ipercoop di Savona come viene percepito dai vostri consumatori? Sin da subito ha incuriosito i nostri clienti. In un periodo così dove le preoccupazioni sono tante, trovare prodotti che comunque vengono reperiti nei territori vicini è già una sicurezza in più per il cliente. Inoltre ha dato modo ai produttori locali nel nostro territorio di entrare nella grande distribuzione e soprattutto a noi di avere un prodotto di alta qualità all'interno dell'ipermercato fatto nelle vicinanze. E la gente pian pianino, oltre a riconoscerli, essere incuriosita sin da subito, pian pianino ha imparato anche ad acquistarli e a consumarli regolarmente, anche grazie al buon rapporto qualità-prezzo. Quelle cadelle che tu mi fai fare, cara Rosina, cara Rosina, quelle stradelle che tu mi fai fare, cara Rosina, le devi pagare. E la mela golden della Valtellina dell'azienda Melavilla, protagonista quest'oggi nell'Ipercoop di Savona del Festival Orto Qui. Festival che va a radicarsi proprio nel tessuto culturale e folcloristico della Lombardia, in particolar modo della Valtellina, riproponendo le tradizioni degli antichi mestieri. E tutto questo ovviamente con un tocco di gusto, quello del bitto, perché proprio la manifestazione Bitto in Centro, quindi dedicata a questo grandissimo formaggio della Lombardia, a cui si ispira l'evento che quest'oggi abbiamo in questo punto di vendita. Certo, la Valtellina è una terra unica e ricca di eccellenze agroalimentari. Noi di Melavia abbiamo deciso di accompagnare la nostra mela golden al Bitto, che viene celebrato in questa manifestazione che si terrà settimana prossima nella città di Morbegno. La mela in Valtellina è tipica e riesce a ottenere delle qualità molto elevate, sia per quanto riguarda gli aspetti estetici sia per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, quindi di qualità elevatissima e sempre apprezzata dal consumatore. Quindi è una mela che sorride, come amate dire voi, che si presta anche molto bene agli utilizzi in cucina, ma che oggi si racconta ai consumatori attraverso un gruppo folcloristico. Certo, noi abbiamo scelto di venire qui a Savona ed essere accompagnate da questo gruppo dei Gerui che praticamente ripercorrono le vecchie tradizioni della nostra montagna, quindi la lavorazione della lana e del legno, tradizioni povere che però hanno contraddistinto la nostra storia.